questa proiezione si inserisce all'interno del progetto 2P per E, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e realizzato dall'Università di Ferrara in collaborazione col Consorzio Formedi Emilia Romagna e con il Comune di Ferrara. Questa proiezione viene fatta dentro alle iniziative finanziate con questo programma dalla Regione Emilia e lunedì al Teatro Comunale alle 9 di mattina iniziamo con una conferenza internazionale che approfondirà e amplierà i ragionamenti proprio su queste tematiche. Quindi grazie ancora e io passo la parola al Vice Sindaco Massimo Maestri. Buonasera a tutti, benvenuti agli ospiti locali, ma benvenuti soprattutto agli ospiti stranieri, you are welcome. E noi siamo molto orgogliosi del lavoro che la nostra città, ma la nostra università, insieme alla Regione Emilia-Romagna, insieme alla comunità europea, quello che si sta facendo nel dopo sisma. Tutte queste iniziative credo siano importanti grazie all'università, ma grazie soprattutto al collettivo di cineasti che stasera ci presenta questo film. Grazie e buon lavoro. Il progetto che state per vedere è nato nel 2012 dopo i terremoti che hanno colpito l'Emilia. Un gruppo di creativi tra attori, registi, sceneggiatori, operatori del cinema si sono chiesti cosa potevano fare dopo le scosse. Dopo 2 anni è nato questo film che è composto da 10 cortometraggi, sono 10 storie autonome legate dal sottile filo rosso del terremoto. Il film è stato interamente autoprodotto e anche autodistribuito ed è la ragione per cui trovate i DVD fuori. Quindi se volete sostenerci, i DVD sono il ricavato delle offerte libere, verrà interamente dedicato alle ricostruzioni. La versione del film che state per vedere è sottotitolata in inglese. Ringraziamo Carlotta Marchesini che è presente in sala per la traduzione che ci ha permesso di renderla comprensibile a tutti. Grazie a tutti, buona visione.